Sì, per parlare naturalmente delle prossime mosse del Movimento 5 Stelle, se di mosse possiamo parlare, c'è un'ipotesi che si possa valutare anche da parte vostra un voto favorevole a Mattarella. Di noi abbiamo scritto chiaramente sul blog prima delle Quirinarie come andrà, diciamo, l'iter delle nostre votazioni, quindi sicuramente fino alla terza votazione voteremo in posimato, per rispetto anche dei nostri iscritti che hanno deciso di votare in posimato, una figura che apprezziamo e pensiamo possa essere addirittura super partes per tutte le forze politiche. Poi dalla quarta votazione ci prendiamo la libertà di poter mettere sul blog un'altra votazione nel caso in cui dovessimo capire qualcos'altro. C'è qualche retroscena che voi sospettate? No, sicuramente c'è qualcos'altro sotto. Il patto del Nazareno non può cadere così. Sicuramente o ci sono, o era questo qua il, o era questo il nome, o probabilmente c'è stato uno scambio su qualcos'altro. La mia paura, perché voi tutti sapete che quella norma sul 3% favorisce molte persone, ma Parliamo del parliamo del decreto decreto fiscale. fiscale, sì. Io sono in Commissione Finanze, quindi l'ho seguito particolarmente bene. Sappiamo che non riguarda solo Berlusconi, ma principalmente riguarda Berlusconi. Cioè, il famoso 3% sul fatturato favorirebbe nettamente Silvio, quindi non sappiamo se ci sia questo o in ballo qualcos'altro, la riforma delle banche popolari. Sinceramente non credo che Berlusconi sia uscito fuori dal patto del Capisco Nazareno. la passione per quell'elemento che abbiamo, quell'articolo del quale abbiamo molto discusso nelle settimane È precedenti. pericoloso. Sì, no, perché questa è chiaramente la sua posizione, l'abbiamo discusso anche qua con anche di Claudia qui in studio. Però il collega ha chiesto precisamente, c'è la possibilità che metterete Sergio Mattarella al voto del blog? Guarda, deciderà. Tutto è possibile. Tutto è Chi possibile. deciderà? Deciderà il blog, decideremo noi sicuramente in assemblea, stasera probabilmente faremo un'assemblea e poi decideranno gli iscritti. Devono decidere gli iscritti. Quindi voi deciderete se mettere Mattarella al voto del blog e poi il blog prenderà la sua posizione, la rete? L'avrebbe dovuto fare anche il PD, qualcosa del genere. Senta, ieri c'era Aris Prodani in questo studio, Sì. prima che iniziasse tutta l'avventura del voto del Quirinale, e lui ci ha detto c'è una cosa che mi è dispiaciuta di tutto quello che è accaduto, cioè la mancata solidarietà espressa dai miei colleghi rispetto agli insulti, anche a qualche ceffone che è partito la sera che Walter Rizzetto e gli altri sono andati al Nazareno. Io le chiedo se lei si sente, se vuole stigmatizzare il comportamento di quei presumo militanti dei 5 Stelle che hanno contestato in modo molto forte i fuoriusciti, coloro i quali avevano appena lasciato il Movimento 5 Stelle. Guardi, so per certo che ceffoni non ce ne sono stati, so che ci sono stati degli insulti, sicuramente non è il modo giusto di approcciarsi, però io le devo dire una cosa, noi prima di entrare qui abbiamo firmato una carta che ci obbligava a tornare a casa nel momento in cui non ci saremmo più trovati d'accordo col Movimento 5 Stelle, è una questione di coerenza, quindi sicuramente stigmatizzo il gesto, però posso capire, sicuramente, guardi, sicuramente stigmatizzo il gesto, però posso anche capire la rabbia delle persone che si trovano a sperare in un sogno e a vedere che chi ha promesso determinate cose poi invece non le fa. No, converrà Non l'ha con me fatto che quella. nessuno però. Non l'ha fatto appunto nessuno, non l'ha fatto, solo Iannuzzi ha presentato la prima richiesta, probabilmente presenterà le altre No. e dovrebbe essere, e quello è un gesto semmai La Rosa di converrà con me che conta più la Costituzione della scrittura interna ai 5 Stelle, sì. conta più la coerenza nella vita, perché quando la gente ti vota, soprattutto in un sistema elettorale, vi vorrei fare ricordare che il sistema elettorale messo in piedi è un sistema elettorale senza preferenze, quindi i cittadini non hanno la possibilità di votare direttamente una persona, quindi si affidano al gruppo, al movimento, al partito che le rappresenta. Quindi io sono d'accordo con lei, ma qualcuno la Costituzione l'ha stracciata nel momento in cui ha eliminato le preferenze. Eliminando le preferenze, allora mi scusi, ma chi ci vota deve avere la certezza che quello che gli diciamo poi lo andremo a fare. Quindi io posso essere d'accordo nello stigmatizzare il gesto, però avrebbero dovuto avere la decenza e la coerenza di andare a casa e far entrare qualcun altro del Movimento 5 Stelle che era dietro di loro. Poi possiamo avere posizioni differenti, ma io la penso così. Roberto, ancora da te.
Sì, solo per chiederle, onorevole Villarosa, questa rottura cittadina. Pure Alessio mi può chiamare. Questa rottura del patto del Nazareno, questa ipotesi di rottura, può cambiare la geometria politica, la geografia politica in Parlamento, con un contributo alle riforme anche del Movimento 5 Stelle? Guardi, la legge elettorale, molti di voi dichiarano che stia andando contro Berlusconi, ma nel momento in cui i capilista vengono decisi appunto da Berlusconi e quindi avrà in mano tutte le persone che in questo momento stanno votando, stanno decidendo su altri provvedimenti, secondo me un piccolo favore anche lui è stato fatto. Questo più qualche altro favore, secondo me il patto del Nazareno non è assolutamente caduto e ce ne accorgeremo. Grazie Roberto, grazie. Grazie a voi.